Lo sbarco in Normandia 80 anni dopo, al via le celebrazioni in Francia con capi di Stato e di Governo, del giorno che cambiò la storia. Sono Valerio Masia, Le Storie, la Storia, è il podcast di Adyen Kronos dedicato agli eventi e ai protagonisti del nostro tempo. I am highly gratified that my command is still an allied one. Soldati, marinai e aviatori delle forze di sbarco alleate, in questo momento voi vi impegnate nella grande crociata alla quale ci siamo preparati per tanti mesi. Gli occhi del mondo intero sono appuntati su di voi, vi accompagnano le speranze e le preghiere degli uomini amanti della libertà in tutto il mondo, insieme con i nostri valorosi alleati e fratelli d'arme combattenti su tutti i fronti. Voi schiaccerete la macchina da guerra tedesca, libererete dalla tirannide nazista i popoli oppressi dell'Europa, dando vita a uno stato di sicurezza per tutti noi in un mondo libero. Il vostro compito non sarà certo facile, il corso delle cose è mutato. I soldati del mondo libero marciano insieme verso la vittoria. Io ho piena fiducia nel vostro coraggio, nel vostro senso del dovere e nel vostro spirito combattivo. Solo una piena vittoria è degna di noi. Buona fortuna a tutti. E che la benedizione dell'Onnipotente scenda su di noi in questa grande e nobile impresa. Fu con queste leggendarie parole che il generale Dwight Eisenhower, comandante supremo del corpo d'invasione, annunciò e benedì l'inizio dell'operazione Overlord. Era il 6 giugno del 1944. Il fatidico D-Day era giunto. Dopo mesi di preparativi e di incertezze sull'esito della più grande operazione marittima e aviotrasportata della storia, lo sbarco in Normandia. Ripercorriamo insieme le principali tappe del giorno più lungo, il D-Day, l'inizio della fine del Terzo Reich, ma anche l'inizio dell'espansione sovietica in Europa e l'inizio della fine degli imperi britannico e francese, che dovranno fare i conti con le due nascenti superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Sono le 6:30 del 6 giugno del 1944, il D-Day. Il cielo è grigio sulle coste della Normandia. I soldati della guarnigione tedesca sono agitati perché durante la notte sono successe cose strane. Da diverse località dell'entroterra, infatti, è giunta notizia che gruppi di paracadutisti alleati hanno sferrato attacchi isolati contro i bunker d'artiglieria e, per tutta la notte, gli aerei hanno sganciato tonnellate di bombe su tutta la costa settentrionale della Francia. Ma non si aspettano l'invasione, questo è certo. Il feldmaresciallo Erwin Rommel, è vero, era convinto che lo sbarco sarebbe avvenuto proprio qui, in Normandia, e non al passo di Calais. Ma il tempo, quel giorno, era talmente brutto che nessuno avrebbe mai pensato che l'invasione fosse alle porte. E infatti la volpe del deserto non c'era, aveva approfittato delle condizioni meteo avverse per passare un po' di tempo con la moglie. Ma all'improvviso le vedette di guardia nei bunker che dominano le spiagge normanne vedono qualcosa che non volevano vedere. All'orizzonte si stagliano centinaia, migliaia di navi da guerra. Sbigottite, iniziano a gridare dalle cornette. Sie kommen, arrivano, non è possibile, non è vero, è l'invasione. Gli ufficiali non credono ai loro occhi, lanciano un paio di ordini ai loro subordinati, si attaccano alla manovella dei loro telefoni da campo per chiedere l'intervento dell'artiglieria, mentre la flotta alleata si avvicina sempre più. Nonostante le condizioni meteo avverse, il comandante supremo alleato, il generale Eisenhower, aveva dato il via all'operazione. Non era più possibile rinviare. Le 4.000 navi da guerra, i 1.500 mezzi da sbarco, i 150.000 soldati della forza di invasione erano già pronti da giorni e fermare la più grande operazione militare della storia avrebbe significato abbandonare il progetto. Quando la marea è abbastanza alta da consentire ai mezzi da sbarco di scaricare gli uomini a una distanza sufficientemente ridotta dalle postazioni tedesche, ma abbastanza alta da consentire alle chiatte di non andare a infilzarsi contro le protezioni fatte predisporre da Rommel sotto il pelo dell'acqua,
i 150.000 soldati americani, inglesi, francesi liberi e canadesi della forza di invasione assaltano Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, i nomi in codice delle cinque spiagge prescelte per l'attacco. Inizia lo sbarco. In quattro delle cinque spiagge combattimenti violentissimi durano abbastanza poco. I tedeschi vengono sopraffatti quasi subito, anche a Juno, dove i canadesi hanno avuto perdite pesantissime prima ancora di sbarcare. Ma ad Omaha, invece, è tutta un'altra storia. I bombardamenti aerei e quelli dell'artiglieria navale sono arrivati troppo lontani, 5 chilometri all'interno, e non hanno nemmeno scalfito le postazioni della Wehrmacht. Le postazioni delle mitragliatrici sono ancora intatte, l'artiglieria funziona. I soldati americani vengono decimati ancora prima di mettere piede sulla spiaggia. Le migliaia di chiatte che li trasportano verso riva vengono martellate dall'artiglieria tedesca e anche quando non sono centrate in pieno da una granata vengono rovesciate dalla potenza dell'esplosione o affondate dall'acqua imbarcata. E per i soldati caduti in acqua non c'è scampo, appesantiti come sono dall'equipaggiamento, vanno a fondo come sassi, una carneficina, l'acqua di Omaha Beach si colora del sangue degli americani. I soldati delle ondate successive, terrorizzati per ripararsi, utilizzano quelle barriere che dovevano servire ad affondare i loro battelli. E così, sotto il fuoco, si buttano in avanti e tentando di schivare le pallottole scalano la scogliera sulla quale sono abbarbicate le difese costiere tedesche e poi, una a una, spazzano via le postazioni nemiche, facendo saltare i bunker e le case matte e assaltando i nidi di mitragliatrici che ancora spazzano la spiaggia. Adesso sono i tedeschi a essere in difficoltà, continuano a sparare all'impazzata contro gli americani, ma loro continuano ad avanzare distruggendo tutti gli ostacoli che incontrano sulla loro strada. Si arrendono a decine, a centinaia, resistono finché possono e poi alzano le braccia. Dopo una carneficina durata 7 ore, il più è fatto. Ma a Omaha, su quella maledetta spiaggia, lasceranno la loro giovinezza più di 1.000 soldati e altri 2.000 resteranno feriti. Quasi tutti nella prima ora, in media un caduto ogni 3 secondi. Lo sbarco in Normandia, con il suo tributo di sangue in totale tra americani, inglesi, francesi e canadesi, 3.000 morti e 6.000 feriti, 4.000 quelli tra le file tedesche, segnerà e cambierà per sempre la storia dell'umanità. Le storie, la storia. È il podcast di Adien Kronos dedicato agli eventi e ai protagonisti del nostro tempo. Riascolta tutti gli episodi sulle principali piattaforme podcast e su adienkronos.com.